Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì parla di salute e lo fa ospitando in diretta i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a interagire con voi, disponibili a rispondere alle vostre eventuali domande. Bentrovati con questa puntata che è la numero 650 di tutte le varie declinazioni di Medicina Facile, puntata dedicata alle donne perché parleremo del tumore al seno, ma non ci concentreremo sugli aspetti diagnostici e terapeutici, ma cercheremo di mettere a fuoco che rapporto c'è tra il tumore al seno e l'alimentazione, quanto sia importante da un punto di vista preventivo l'alimentazione. Quanto sia importante anche da un punto di vista di tenere lontane eventuali recidive. Ci dirà tutto la nostra graditissima ospite. Buonasera e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Anna De Eugenio. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Sorridente, ha avuto una giornata tranquilla, sta bene? Sì, Sì, tutto a posto. assolutamente. Dottoressa Anna De Eugenio, medico nutrizionista, Sì. ambulatorio di medicina integrata ospedale Bernabeo di Ortona. Intanto è un piacere ospitarla, lei è opinionista di diverse trasmissioni televisive, di reti nazionali, sicuramente più importanti di Rete 8, è consulente di testate giornalistiche nazionali, quindi è un piacere ospitarla qui negli studi di Medicina Facile, medico nutrizionista, una vita spesa per l'alimentazione, una vita professionale. Beh, sì, perché l'alimentazione è proprio alla base della nostra possibilità di stare bene. Cioè, se il bambino cresce mangiando, se poi l'adulto si mantiene in vita è grazie a quello, non solo, ma prevalentemente grazie a quello che mangia, la cosa meravigliosa poi è fare una valutazione su come l'alimentazione non solo possa proteggere, ma possa addirittura curare, facilitando proprio i processi di cura e di Certo, ritorno al benessere. fortemente convinta che proprio sia una potenza Sì, l'alimentazione che sì, incide sulla salute delle sì. persone. Ha lo studio a Roma, però ha, come abbiamo detto in presentazione, ha questo rapporto con l'Abruzzo perché lavora nell'ambulatorio di medicina integrata dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Da quanto tempo, dottoressa? Allora, collaboro con appunto l'ambulatorio di medicina integrata da più di un anno ed è un centro straordinario, devo dire, è veramente un centro d'eccellenza dove a questo centro affluiscono donne che sono in questo momento diciamo fuori malattia e che stanno facendo per esempio la terapia ormonale dopo aver fatto chemioterapia, radioterapia o anche niente. E quindi vengono seguite con l'attività fisica, con l'agopuntura e con appunto la terapia nutrizionale per facilitare come dire, la ripresa il più possibile di Certo. benessere. Abbiamo anche delle diapositive, le possiamo far vedere ai nostri telespettatori anche per vedere sotto quali enti lavora, diciamo, questo ambulatorio, eccolo qua, ambulatorio di medicina integrata. Le unità coinvolte sono ovviamente l'ASL Lanciano Vasto Chieti, è collegato direttamente questo ambulatorio con la chirurgia generale ad indirizzo senologico del professor Ettore Cianchetti, l'ospedale di Ortona, e poi c'è anche questo collegamento con il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento della D'Annunzio di Chieti Pescara, proprio per il risvolto dell'attività fisica, dottoressa. Sì, perché l'attività fisica appunto è uno dei capisaldi, tutti gli studi parlano di come l'attività fisica, il movimento, un'attività regolare di tutti i tipi, ma alcune in particolare, siano veramente capaci di ridurre il rischio e di malattia e di recidiva di malattia, proprio perché agisce l'attività fisica non soltanto creando benessere all'individuo, ma agisce facilitando la produzione di una serie di sostanze che sono utili proprio nella prevenzione e poi riducendo l'insulinoresistenza, che è un elemento centralissimo proprio proprio nell'attenzione e più si regola l'insulina, più oggi noi sappiamo che i tumori vengono
impediti nella loro crescita. E questa che leggete in questa diapositiva è la mission di questo ambulatorio di medicina integrata. Poi ci torneremo alla fine della nostra trasmissione anche per così mettere in condizione le eventuali telespettatrici che hanno bisogno di contattare questo ambulatorio di medicina integrata. Con la dottoressa Anna De Eugenio parleremo del rapporto tra alimentazione e tumore al seno, ma daremo anche indicazioni molto precise su quanto sia importante l'alimentazione in chiave preventiva a tutto tondo. La nostra specialista è a vostra disposizione fino alle 22:30, anche questa sera telefonate e mail devono transitare obbligatoriamente attraverso il sorriso e il garbo della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate, sono due i numeri a disposizione, ormai chi ci segue ogni settimana lo sa, i numeri sono già in sovrimpressione, 0871 e il prefisso 5873230, 5873235, ma ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it e il telefono già spento. Grazie Gigliola, buon lavoro. Prima di parlare soprattutto di alimentazione, vediamo qual è la fotografia scattata proprio da Gigliola Edmondo sul tumore al seno in Italia, l'incidenza di questa malattia, le prospettive di cura. Poi ne parliamo con la nostra ospite. In Italia una donna su 8 si ammala di tumore al seno nel corso della sua vita. Si tratta infatti della neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile e si stima che nel 2018 nel nostro paese abbia colpito 52.800 esponenti del gentilsesso, mentre nel 2015 erano state 48.000. E mentre il trend dell'incidenza tra il 2003 e il 2018 appare in leggero aumento, più 0,3% per anno, continua a diminuire in maniera significativa la mortalità, meno 0,8% per anno. L'aumento di incidenza è riferito in particolare alle donne di 45-49 anni e potrebbe essere spiegato dall'ampliamento dello screening mammografico in alcune regioni che hanno coinvolto anche questa fascia di età, oltre a quella di 50-69 anni per cui storicamente attivo. Tra le donne il tumore della mammella rappresenta il 29% delle neoplasie, seguito dai tumori del colon retto, 13%, del polmone, 8%, della tiroide, 6% e del corpo dell'utero, 5%. Complessivamente in Italia vivono 767.000 donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario. Oggi la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è di circa l'87% in media. Dopo 10 anni dalla diagnosi invece è pari all'80% in media. Sono numeri elevati, superiori a quelli della media europea. E dalle nuove stime dell'AIRTUM, l'Associazione Italiana Registri Tumori, emerge che in Italia convivono con questa malattia ben 37.000 donne. Numeri importanti che farò commentare tra poco dalla nostra specialista, perché sono già arrivate delle telefonate per la dottoressa Anna De Eugenio e come tutti sapete i telespettatori in questa trasmissione in diretta hanno la priorità, hanno sicuramente un canale preferenziale. 21:40, diamo spazio subito alla prima telefonata. Pronto Rete 8? Pronto. Sì, salve, buonasera. Buonasera, da dove chiama? E chiamo da Roma. Sì, da Roma. Prego, faccia pure la domanda. Qui ci sta vedendo in streaming. Sì, esatto. Sì, prego. Allora, io sono una donna giovane, ho 28 anni, e volevo sapere un po', insomma, se posso fare qualcosa di veramente utile con l'alimentazione per ridurre il rischio del tumore al seno. Sì, dottoressa, può fare veramente... Può fare veramente 28 tanto. Anni, 28 anni. 28 molto, anni. 28, 28, è molto giovane e può fare molto perché i ragazzi hanno un po' perso la nostra storia alimentare che è diventata patrimonio dell'umanità, quindi è una delle modalità proprio di dieta
che hanno retto nei secoli proprio e hanno tutelato gli individui. I ragazzi però sono cresciuti con un altro tipo di alimentazione, sono cresciuti molto con alimenti pronti, troppi zuccheri, troppe patatine, merendine, snack, diciamo bibite con troppo zucchero, bibite dolci, troppi coloranti. E poi i ragazzi bevono troppo alcol e anche da molto giovani bevono troppo alcol. Quindi modificare l'alimentazione in questo senso, quindi spazzare totalmente via tutto quello che è diciamo pieno di zuccheri, pieno di sale, pieno di coloranti. Tornare agli alimenti primitivi, cioè un piatto di pasta non creerà mai i problemi che può creare un surrogato della pasta, oppure oggi non ho fame, mangio due merendine, bevo un bicchiere di una bibita qualunque e sono a posto, neanche per niente, perché non stiamo parlando di calorie, stiamo parlando di dare al corpo gli elementi nutrizionali che gli servono per vivere. Con quelle calorie non si costruisce l'individuo, si mette su un po' di ciccia, di grasso si mette su più che di ciccia, magari non svengo perché gli zuccheri mi permettono di non svenire, ma non creo. Ma la cosa straordinaria è che noi questa attenzione, noi intendo nel mondo moderno, si fa per gli animali, si ha per gli animali, non si ha per l'essere umano. Quindi appunto per rispondere alla telespettatrice direi che già togliere tutte queste sostanze, capire che i pasti vanno fatti in modo regolare, perché è come cioè per andare da una città all'altra e vado con la macchina devo avere un quantitativo di benzina adeguato per raggiungerlo. E quindi il mio pasto mi deve assicurare una quantità di nutrienti capaci, un'energia capace di arrivare al pasto successivo. E tornare agli alimenti veri. E posso aggiungere una cosa, e anche cucinare, perché gli alimenti cucinati hanno un'altra funzione. Assolutamente sì. La nostra amica di Roma ha altre domande per la dottoressa Del Genio? No, grazie, grazie mille. Grazie. E segue i consigli che le ha dato la nostra specialista. Altra telefonata, 21:43, pronto rete 8? Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo da vicino Roma. Sì, prego. Posso fare la domanda? Come no, tutto quello che vuole. Ok, volevo chiedere alla dottoressa quanto è importante la qualità degli alimenti per lo sviluppo dei tumori e anche per la cura attraverso l'alimentazione dei tumori, soprattutto dei tumori del seno. Sì, dottoressa, quanto è importante? È importantissimo e veramente ringrazio per la domanda, perché noteremo come anche sulle linee guida che vengono date, anche quelle date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono state date delle regole fondamentali che è assolutamente bene seguire, ma non si parla di qualità del cibo. E questo io ritengo che sia veramente una pecca enorme, perché la qualità condiziona quello che è presente poi nel cibo. Cioè, fare un orto utilizzando pesticidi perché la pianta si ammala, oppure utilizzando troppi concimi, oppure utilizzando i diserbanti, è ovvio che l'alimento che io vado a mangiare avrà, non traccia, ma avrà proprio una quantità di tutto quello che noi abbiamo utilizzato, elementi che noi sappiamo essere assolutamente non utili in alcuni casi, tossici in altri casi, addirittura proprio pericolosi, proprio perché presenti anche in piccolissima quantità. E questo proprio per, come dire, la pericolosità. Andando invece sull'altro versante, cioè su come poi invece l'alimento che viene cresciuto bene, l'animale che viene allevato bene, la carne che noi utilizzeremo avrà una valenza totalmente diversa dalla carne di un animale allevato in malo modo, allevato in stalla, in allevamenti intensivi, a cui vengono dati continuamente razioni di antibiotici. Cioè non stiamo parlando della stessa carne, non stiamo parlando dello stesso effetto. Quindi noi possiamo dire che la carne crea dei rischi, ha dei rischi insiti, il consumo soprattutto frequente di carne, ma dobbiamo comunque sempre distinguere tra il tipo di carne che noi andiamo a mangiare. La stessa cosa per le zucchine piuttosto che la mela.
Quindi parlare di qualità all'interno di un discorso proprio di prevenzione e di cura è fondamentale. La nostra amica Romana, altre domande per la dottoressa? No, no, grazie. Grazie, grazie a lei. Sono molto chiara, grazie. Grazie. È anche un po' difficile però riuscire ad andare a trovare le carni e le verdure giuste, non è così semplice al giorno. È vero, è difficile, questa è una cosa che insomma mi viene sempre, sempre detta, sempre, è un dubbio che si solleva sempre. Allora, io sono dell'opinione che è la domanda che fa l'offerta. Quindi più noi chiediamo un alimento di buona qualità, certo, più quello viene prodotto perché poi sarà venduto. Noi sappiamo statisticamente che per esempio il biologico, ma particolarmente il biodinamico, annualmente, questo parlo di agricoltura, annualmente continua ad avere un trend in salita. E questo voglio dire... Perché aumenta la domanda. Aumenta la domanda, quindi se noi creiamo in qualunque posto, ci sono per esempio i gruppi d'acquisto, che sono una cosa meravigliosa, cioè mettersi d'accordo un certo numero di persone, scegliere i produttori, fare arrivare la merce e dividerla. Tra l'altro tutto questo ha un costo che è totalmente diverso, certo, perché è un costo più basso. Rispettando il chilometro zero, esatto, la stagionalità. Esatto. Dalla scheda di Gigliola è emerso che aumentano i casi di tumore al seno, che si è abbassata anche l'età purtroppo di donne che ne vengono colpite, però aumenta anche l'aspettativa di vita, sì, nel senso, sì, che oggi fortunatamente molto più donne ce la fanno e ce la fanno, sì, sempre di più. Entriamo subito in argomento. È vero che quello che mangiamo facilita oppure ostacola l'insorgenza nello specifico del tumore al seno? Sì, 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 perché l'aumento della quantità di zuccheri soprattutto è uno delle... cioè il tumore viene alimentato da tutta una serie di sostanze, tra queste particolarmente il tumore vive di zuccheri, è molto intelligente da quel punto di vista nel senso di sottrarlo velocemente. Quindi più noi facciamo una dieta che contiene tanti zuccheri, più, come dire, nel caso avessimo un tumore lo stiamo facilitando. Nel caso in cui non sappiamo di avere un tumore, in qualche modo, come dire, possiamo dargli una mano, perché cellule tumorali ne abbiamo probabilmente molte più di quante pensiamo, ma il nostro sistema immunitario è bravo poi nel tenerle a bada. Certo, quando noi viviamo una vita molto più irregolare, con troppe poche ore di sonno, mangiando alimenti di qualità scadente, ma soprattutto utilizzando troppi alimenti che stimolano la crescita tumorale, che sono da un lato gli zuccheri e dall'altro tutti quegli alimenti che contengono i fattori di crescita, e per esempio la carne, il latte sono tra questi. Entriamo nel pratico, quali regole seguire? Alimenti da limitare o alimenti da evitare, dottoressa? Beh, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè bisogna assolutamente ridurre per esempio le bevande zuccherate, bisogna ridurre la carne e io aggiungerei ridurla assolutamente e mangiarla di ottima qualità, bisogna ridurre il sale. Bisogna poi invece mangiare, incrementare per esempio il consumo dei cereali, particolarmente dei cereali in chicchi, quindi del cereale integrale, dei legumi, della verdura, in parte anche della frutta. Appunto ridurre la quantità di sale, ridurre, questo non lo specifica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però secondo me invece è un dato da sottolineare, ridurre il consumo degli alimenti conservati, perché oltre il sale, oltre lo zucchero, contengono invece tutta una serie di sostanze che sono gli additivi alimentari. Se noi pensiamo che sugli additivi alimentari esiste una DGA, una dose giornaliera ammissibile, vuol dire che sono sostanze che sono problematiche per l'organismo. Noi immaginiamo, se utilizziamo tanti alimenti che non sono freschi, nell'arco della giornata quante di queste sostanze andiamo a prendere, e queste non fanno assolutamente, certo, bene. Abbiamo un'altra diapositiva, eccole qua, quali regole seguire, consumare abbondantemente cereali integrali, legumi, verdura e frutta, possibilmente tutti prodotti di stagione. Sì, no? E di buona e ben prodotti. Sì. Ci sono altri fattori di rischio importanti, sì, oltre all'alimentazione? Il fumo soprattutto, in tutti i tumori, in tutte le malattie croniche e degenerative, moltissimo anche sul tumore della mammella.
appunto tutte quelle sostanze che sono cosiddetti interferenti endocrini, che sono presenti per esempio anche nella plastica. Quindi un consiglio semplicissimo ma importantissimo. Oggi se ne parla tutti i giorni. Ma come facciamo a mettere il caffè caldo in un bicchierino di plastica? O insomma le feste in piazza in un piatto di plastica mettere la pasta o la minestra calda? Non si può mangiare più di pene. Bisogna mettere il piatto di carta. Non è che non si può. Insomma, non plastica, carta. Perlomeno soprattutto le cose calde sono assolutamente pericolose. La bottiglia d'acqua esposta troppo al sole, si producono sostanze che sono dichiaratamente cancerogene. Quindi questi sono i famosi interferenti endocrini e poi lo stress vero, non quello che mi stanco, ma quando si chiede all'organismo più di quello che l'organismo è in grado di dare, noi continuiamo a far produrre al corpo cortisolo. Il cortisolo, diciamo che più o meno è quello che noi poi facciamo sotto forma la fiala di cortisone quando c'è una crisi allergica o... È una sostanza straordinaria perché è un ormone, ma quando noi produciamo cortisolo tanto e a lungo, noi creiamo nell'organismo degli effetti opposti, cioè diventa il cortisolo un fattore di rischio, diventa un fattore pro-infiammatorio e quindi un fattore che invece che sostenere il sistema immunitario lo deprime. Certo. E siccome nel sistema immunitario c'è la nostra capacità di far fronte a tutto, ce lo dobbiamo coltivare bene. Mangiare molto, mangiare poco, cosa succede al nostro corpo? Come reagisce? Che mangiare troppo a che serve se non a creare tanta nettezza urbana? Perché la gente mangia troppo? Per tanti motivi, un po' per abitudine, un po' per colmare anche così, un po' perché a volte è facile, no? Sono così un po' inquieto e mi prendo una cosa dolce. Quindi mangiare troppo è sinonimo di non solo dare troppo al corpo, che siccome il corpo è molto intelligente non butta niente, quindi lo mette da parte e lo mette da parte come grasso, tradotto la pancetta, tutto il grasso addominale. E quando uno dice mi si è ingrassato anche il fegato steatosico è legato appunto a un consumo soprattutto eccessivo di zuccheri. Il fegato grasso. Però mangiare troppo poco non è detto che sia una bella cosa, perché il corpo vive di quello che noi gli diamo. Quindi nella nostra cultura popolare, a cui secondo me è sempre bene fare riferimento, quando un bambino stava male, la nonna, ancora più della mamma, quando era nel momento della convalescenza, che cosa faceva? Cercava per lui l'ovetto fresco la mattina, faceva l'uovo sbattuto, faceva il pezzetto di carne come dire, della qualità migliore, consapevole che da quello che il bambino avrebbe introdotto poteva venire fuori come dire, un miglioramento dello stato di salute più o meno rapido. Però ci sono tante scuole di pensiero, no? Ci sono tanti punti di vista, no? Allora, c'è chi dice tanta verdura, solo alimenti integrali, digiuno durante la terapia, pasta sì, pasta no. Tutte le persone e anche tutte le pazienti nel caso del tumore al seno del quale stiamo parlando in questa puntata possono seguire le stesse regole. Questo è sempre una difficoltà, nel senso che a parte che tutto viene portato un po' come un dogma, quindi la pasta, il glutine fa male ed è una linea di tendenza, invece un'altra linea è la pasta è una benedizione, oppure appunto le proteine animali sì, le proteine animali no, tanta verdura, tanta... Gli individui però, oltre che non siamo tutti uguali, anche se le regole fondamentali sono le stesse, gli individui hanno uno stato di salute che è diverso uno dall'altro. Cioè, noi non è che siamo usciti proprio appena dalla fabbrica, quindi una donna che ha un tumore al seno che ha 40-50 anni ha già una storia clinica, quindi magari, che ne so, c'è una diverticolosi, piuttosto che ha una steatosi di un fegato grasso, piuttosto che ha una bronchite allergica, una bronchite asmatica. Quindi a seconda della storia clinica che il soggetto ha, anche la dieta dovrà essere in qualche modo adattata.
Se io ho una diverticolosi non posso consumare una quantità importante di verdura, cioè devo in qualche modo rivalutarla. Quindi è vero che la verdura è importante e io devo in qualche modo metterla, ma devo capire in che modo posso utilizzarla nel singolo individuo. Questo è un po' la forza del nostro ambulatorio, dove le donne vengono seguite una per una. Quindi chi entra nel progetto nutrizionale poi viene seguita non dando degli schemi generali, ma dando un'alimentazione che è una dieta ad hoc sulla storia di quell'individuo, e poi accompagnandolo, perché poi noi dopo un mese non siamo uguali, perché se io parto che ho mal di stomaco, la dieta deve fare in modo che il mio mal di stomaco si riduca, io dopo un mese magari posso mangiare cose che il mese prima non potevo mangiare, per esempio i pomodori. E poi ne parliamo. Con la pasta invece come ci si regola? Pasta sì, pasta no? Allora, io sono dell'opinione che la pasta vada utilizzata. Quello che penso è che non vada utilizzata sempre. Cioè la pasta, come il primo piatto, il carboidrato complesso è importantissimo, perché dà un'energia veloce, pulita, ma non velocissima come la dà lo zucchero. Quindi il carboidrato va, la pasta è importante, ma andrebbe alternata. Quindi innanzitutto mai la pasta bianca, cioè la farina bianca è una farina che andrebbe, io mi auguro che vada totalmente abolita. Questo anche lo zucchero bianco, per quella piccola quantità che di zucchero può essere ragionevole prendere. Quindi la pasta integrale, che però va alternata al riso, al farro, all'orzo, a una pasta di farro, alla polenta, cioè a tutti gli altri primi piatti che appartengono alla nostra storia. Le faccio ancora una domanda, poi fra un minuto vado in pubblicità. La cellula tumorale si nutre prevalentemente di zuccheri. Nell'elaborazione della dieta, lo specialista come si regola? Questo cosa comporta per la dieta della persona interessata? Questo è un altro scoglio, perché noi questo lo sappiamo benissimo e lo spieghiamo, noi medici nutrizionisti in generale lo spieghiamo sempre alle pazienti, o in generale ai pazienti che hanno un problema di cancro. Però poi la paziente dice: sì, ma io un cioccolatino ogni tanto non me lo posso mangiare, che ne so, la torta di compleanno non me la posso mangiare, ma se io faccio una crostata fatta in casa, una fetta di crostata al mattino. Ora, la cosa importante è ridurre potentemente gli zuccheri nella dieta, soprattutto gli zuccheri semplici, togliere i dolcificanti, togliere tutte queste sostanze, compreso lo zucchero, che vanno a dolcificare, perché il dolce è un sapore che noi tendiamo ad abituarci, cioè dopo un po' che un sapore è dolce alziamo la soglia per poterlo sentire ancora più gradevole e dolce. Quindi si può fare al contrario, si può passare dal caffè con due cucchiaini di zucchero a un cucchiaino, a mezzo cucchiaino, quindi senza fare la guerra alle streghe, quindi pensando che se poi alla fine io mangio una tantum, una fetta di crostata, ripeto, casalinga il più possibile, nella quale io vado a scegliere una farina integrale, semi-integrale, metto pochissimo zucchero, non farò una cosa così pericolosa. Mentre se io mi prendo due gelati a merenda o il gelato dopo cena, sto facendo una cosa che è molto più rischiosa, perché sono momenti della giornata in cui l'organismo è molto meno idoneo nelle sue capacità a gestire gli zuccheri, e quindi la glicemia sale più velocemente. Questo vuol dire che nel sangue noi abbiamo più zucchero, e vuol dire che il tumore capterà più velocemente quello zucchero. Basta un gelato a merenda. Diciamo che il gelato è un'eccezione, mettiamola così. Alle 22 vado in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda ed ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata al tumore al seno e all'alimentazione. Il rapporto, quanto incide l'alimentazione sia in chiave preventiva che anche in successiva eventuale barriera per un caso di recidive, quanto incide l'alimentazione sul tumore al seno e non solo. Stiamo facendo tutto questo grazie alla competenza della nostra ospite, la dottoressa Anna De Eugenio, medico nutrizionista, ambulatorio di medicina integrata dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Vado subito da Gigliola, perché sono arrivate un paio di mail, se non ho capito male, per la nostra specialista Gigliola.
Sì, in merito all'assunzione di formaggi freschi e yogurt per persone che hanno avuto un carcinoma intraduttale in situ, cosa consiglia? È meglio il formaggio caprino anziché stracchino, mozzarella, eccetera? È inoltre consigliabile assumere uno yogurt magro una o due volte alla settimana oppure è meglio non consumarlo? Allora, Caprino, non caprino, yogurt, certo, no il yogurt. latte di capra è un latte migliore, ma migliore nella qualità, non necessariamente nella qualità produttiva proprio, per cui noi tendiamo a dare più facilmente per le persone che riescono, perché non a tutti piace il latte di capra, quindi a dare il latte di capra, lo yogurt di capra. Quindi secondo me direi che è la prima scelta. Poi, in quanto allo yogurt, generalmente io lo faccio utilizzare. Lo faccio utilizzare perché è importante. Cioè, lo yogurt ha comunque un'azione sull'intestino, è comunque un latte fermentato, e quindi perde una parte delle caratteristiche proprio del latte. E aiuta il transito intestinale. Non dimentichiamo che la maggior parte delle donne col tumore al seno fanno poi la terapia ormonale, la terapia antiestrogenica o antiaromatasi. E queste tendono ad avere tutta una serie di effetti collaterali molto fastidiosi, che condizionano parecchio la qualità di vita. Uno di questi può essere la stipsi, i gonfiori addominali. Quindi lo yogurt aiuta molto questo aspetto. E personalmente io lo yogurt godo intero. Perché il latte, come dire, la natura non credo si sia sbagliata, lo abbia fatto scremato. La natura il latte l'ha fatto intero. E se la capra piuttosto che la pecora, piuttosto che la donna producono un latte che ha quella quantità di grasso, francamente trovo arbitrario il doverlo ridurre. Altri grassi magari conviene togliere piuttosto che quelli. Yogurt bianco, naturalmente, Chiaro, yogurt chiaramente, era bianco, scontato. ecco, yogurt bianco intero perché lo yogurt bianco non contiene additivi. Poi, se lo trovo troppo poco dolce, ci metto qua un pezzetto di frutta. Senta, raffica di domande. Carni fresche lavorate, anche se già ce l'aveva data prima un'indicazione sulle carni, Sì. come ci comportiamo? Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, che le carni lavorate rientrano nel gruppo più pericoloso proprio per l'incidenza, per lo sviluppo dei tumori, particolarmente devo dire per i tumori dell'intestino, ma comunque la presenza di questi conservanti, nitriti e nitrati, li rende particolarmente pericolosi e poi sono anche un concentrato di sale. Quindi, la carne va ridotta, le carni lavorate andrebbero bandite. Latte e formaggi, in pratica ci ho già risposto con Sì. le mail che ci hanno Ma guardi, mandato. il latte è un argomento estremamente controverso, su cui tra l'altro un po' si sta cambiando tendenza, perché per molti anni si è detto assolutamente il latte è pericolosissimo perché contiene questi fattori di crescita che sono fattori proprio che facilitano lo sviluppo della cellula, quindi compreso della cellula tumorale. Oggi si è un po' più cauti in questo senso e quindi si ammette un consumo moderato di latte. Io aggiungo il latte deve essere di alimenti, di allevamenti controllati seriamente, perché nel latte vanno a finire gli estrogeni, vanno a finire tutti gli ormoni, vanno a finire tutti gli antibiotici, quindi se l'animale non è allevato più che bene, il latte diventa rischioso. Torniamo al solito discorso, avere la certezza di che cosa andiamo ad Esatto. acquistare. Melanzane, peperoni, pomodori, come ci comportiamo? Questa è un'altra categoria molto discussa, ne sono le solanacee, perché contengono, a parte contengono questa sostanza che è la solanina, che di per sé è una sostanza tossica anche per il sistema nervoso, però contengono anche altre sostanze che sembrano avere una interferenza con il tumore, sembrerebbero le poliammine, sembrerebbero facilitare lo sviluppo del tumore. Però anche in quest'ambito, questa è la meraviglia dell'alimentazione però, ed è il motivo per cui ogni alimento non va valutato in assoluto, ma valutato poi nell'effetto sul singolo corpo che lo assume. Per
perché si è dimostrato che addirittura le poliammine, che sono appunto facilitanti in qualche modo, possono diventare una grossa facilitazione per il tumore, in un ambiente cellulare di altro tipo sono addirittura antinfiammatorie. Quindi questo ci riporta a dire che non dobbiamo escludere totalmente degli alimenti dalla dieta, ma chiaramente fare delle selezioni, cioè non va bene mangiare le melanzane per 3 giorni, a pranzo le melanzane e la sera i peperoni, non va bene appunto mangiare la pasta per 7 giorni su 7. Da qui a dire che siccome un alimento è problematico per alcuni aspetti, perché poi la natura è difficile che faccia essa stessa qualcosa di fatto male, siamo più noi quando costruiamo secondo delle regole tutte nostre, anche molto temporanee, gli alimenti volendoli migliorare. Quindi se facciamo delle variazioni alimentari frequenti, questo rischio non lo corriamo. Verdure di stagione da preferire sempre. E mi sembra abbastanza scontato. La natura non si è sbagliata in quel periodo a far venire quelle verdure. E quando non ce l'abbiamo, che facciamo? Alternativa? Cerchiamo chi le produce. Ma perché dobbiamo mangiare, le zucchine o i peperoni a dicembre? O mangiare le fragole a gennaio? Non esiste. Eppure le troviamo sempre, no? Ma è quello, è la cosa incredibile, quello lo vedo facendo il mio lavoro, è che molte persone hanno perso l'idea di che cosa c'è in quella stagione. Sì, ma il calendario ci vorrebbe anche proprio i prodotti rapportati. Basterebbe andare al mercato però, sì, fare un giretto ogni tanto panoramico al mercato ci darebbe mercato molte contadino. Indicazioni. Legumi? Sì, mercato contadino intendo, legumi. Quello che era il mercato rionale. Sì. Legumi, soia in particolare, che facciamo? I legumi sono una benedizione, mettiamola così, sono degli alimenti con delle caratteristiche straordinarie, contengono una buona quota di proteine, contengono una buona quota di carboidrati e poi contengono la fibra, questa sostanza che noi non gestiamo così bene, ma che i nostri batteri intestinali amano moltissimo. E che diventa, la fibra di questi legumi diventa capace di migliorare il nostro ambiente intestinale. Ovviamente l'obiezione più facile è quella di dire sì, ma a me i legumi fanno male perché mi gonfiano la pancia. Quindi i legumi tendono a dare meteorismo proprio per come sono fatti, però ci sono anche molti modi per riuscire a ridurre questo effetto collaterale. E poi soprattutto ci si abitua. Anche questo. Noi abbiamo un'abitudine contadina che era quella di mettere le foglie di alloro, che servono proprio a ridurre il dolore spastico dato dai legumi. Utilizziamo la tisana di semi di finocchio o di finocchio per ridurre il meteorismo, il gonfiore che i legumi danno. Però i legumi sono un piatto di cereali e legumi a cena. È un piatto meraviglioso che permette di dormire bene, perché ci sono gli zuccheri che fanno dormire bene, ma non alza l'insulina. Cereali, mi sembra che mi ha già risposto dicendo assolutamente sì. Pesce? Il pesce è la proteina su cui tutti i lavori sono d'accordo, però il pesce di mare, perché il pesce di allevamento tende a perdere gran parte delle proprietà che noi attribuiamo appunto come le proprietà più salutari del pesce. Molluschi, crostacei, frutti di mare sono alimenti un po' più complessi, perché per esempio, a parte i frutti di mare no, ma i crostacei e i molluschi fanno salire il colesterolo, altro elemento che viene peggiorato dalla terapia ormonale per il tumore al seno. E quindi per questo motivo vanno molto contenuti, ma qualche volta perché no. Per la frutta vale lo stesso discorso della verdura, dottoressa? No, la frutta è più ricca di zuccheri e la frutta è ricca anche di poliammine, motivo per cui per tanto tempo si è detto le arance no, perché sono molto ricche di poliammine, poi però le arance sì, perché le arance contengono la vitamina C è un antiossidante potente. Quindi ci si è salvati in corner dicendo sì, le arance sì, ma se so che c'è un tumore, allora le arance quasi mai. Noi diciamo che possiamo ipotizzare, no? Che l'utilizzo della frutta ragionevole, il che significa utilizzare una porzione di 150 grammi di frutta, quella è più o meno la quantità di una porzione,
per 2-3 volte al giorno, può essere un quantitativo di frutta che, se ben gestito nel pasto, se la mangio a pasto o se la mangio da sola come intermezzo, è una quantità che non mi crea problemi neanche nella oscillazione, certo, del valore glicemico. Va tanto di moda la frutta tropicale? La frutta tropicale è particolarmente ricca di poliammine, quindi bisogna prenderla un po' più con le pinze, però anche quella ha una sua valenza. Il problema è che cosa è stato fatto a questa frutta da quando è stata raccolta a quando arriva sulla nostra tavola. Mirtilli, curcuma, poi vado alla Giuliola perché mi segnalano che è arrivata un'altra mail per lei. Mirtilli? Allora, qui entriamo in un altro ambito che è quello un po' della speranza, mettiamola così, oltre che salutistico proprio, anche un po' della speranza, cioè la curcuma contiene delle sostanze, cioè ha un effetto straordinario nel corpo, la curcumina, soprattutto la sostanza in qualche modo più importante presente, ha una dichiarata azione antinfiammatoria e un'azione antitumorale. È chiaro che se io metto un cucchiaino di curcuma nel cibo che vado a mangiare, non posso pensare che sto facendo un'azione antitumorale. Penso che sto facendo una cosa che va nella direzione antitumorale, esattamente come quando mangio più legumi e meno carne, come quando mangio i cereali integrali invece di mangiare una pasta bianca. Cioè è l'insieme del comportamento alimentare che poi diventa veramente preventivo e in qualche modo curativo. I mirtilli, come tutti i frutti di bosco, contengono appunto queste sostanze, queste microsostanze importantissime, che sono i polifenoli, gli antociani, sono tantissime queste sostanze. In realtà tutto il mondo vegetale contiene sostanze che sono per noi molto protettive nei confronti delle malattie da invecchiamento, quindi delle malattie degenerative e dei tumori. La pianta le ha quelle sostanze perché le usa per se stessa, per difendersi dalle aggressioni dell'ambiente, dei vari microbi presenti nell'ambiente. Ma non possiamo pensare di mangiare una cassetta di mirtilli, a parte l'effetto che arriva prima di quello che è un effetto lassativo, che arriva molto prima dell'effetto antitumorale. Quindi non dobbiamo scadere su un'idea, come dire, miracolistica dell'alimentazione. Certo, sono sostanze che hanno veramente una valenza, quindi è importante assumerli. Bevande, quali sì, quali evitare, e i succhi di frutta, e poi vado da Giuliola. Beh, l'acqua. Diciamo che l'acqua è l'alimento. Un litro e mezzo, 2 litri al giorno. È una quantità fondamentale. Pure lì è importante bere una certa quantità di acqua, però ricordiamoci che quando si dice quantità 2-3 litri e di più, secondo me si entra anche in un campo un po' discutibile, perché poi l'acqua va filtrata dal rene. Cioè, se le persone consumassero adeguatamente alimenti freschi e molta verdura, soprattutto fresca, e una certa quantità di frutta, lì l'acqua c'è. Non c'è bisogno di prendere quantitativi enormi. Poi l'acqua ha una sua funzione, è chiaro, e quindi va presa. Diverso è il discorso vino, birra, i superalcolici, togliamoli proprio, non ne discutiamo proprio, ma vino e birra hanno dei grossi limiti, cioè l'etanolo presente nelle bevande alcoliche è una sostanza rischiosa per l'organismo. Tra l'altro fa invecchiare molto più velocemente, fa invecchiare la pelle, fa invecchiare il cervello, riduce le nostre prestazioni proprio intellettuali, il guizzo intellettuale. È chiaro che molte persone le utilizzano, non dico diventando alcolisti, ma semplicemente prendendo due bei bicchieri di vino la sera a cena come antidepressivo. Ed è un antidepressivo fittizio, primo perché è temporaneo e quindi uno si addormenta velocemente, un po' così rimbambitello dai due bicchieri di vino, dopodiché dopo 2-3 ore si sveglia ed ha difficoltà a riprendere sonno, quindi il sonno diventa disturbato. E ha bisogno di un altro bicchiere. Esatto, o magari si accontenta a quell'ora della camomilla, si spera. Sì. Però appunto il vino tende, e poi appunto anche rispetto al tumore al seno è abbastanza rischioso. Oltretutto è molto ricco di zuccheri, perché contiene una quantità di zuccheri velocemente assimilabile, quindi è anche rischioso per questo. Giuliola. Grazie.
scrive Marta che combatte da 12 anni contro un tumore al seno, ha avuto diverse metastasi, il suo oncologo le ha consigliato di mangiare tanti broccoli, cavoli e zenzero e lei ci chiede, chiede alla nostra specialista, ma in di quantità e quante volte a settimana? Tutta la famiglia dei cavoli, le crucifere, in questo gruppo noi troviamo i broccoli, i cavoli, i broccoletti, le verze, insomma, sono alimenti che contengono delle sostanze importantissime che noi sappiamo essere dichiaratamente antitumorali. Quindi è importante che nell'alimentazione di un paziente oncologico siano presenti più frequentemente. Ma se noi anche mangiassimo i cavoli a pranzo e a cena, non avremmo un'azione, come dire, certa antitumorale. Noi utilizzandolo semplicemente un alimento che contiene, per esempio, i ditiolchioni, che è una delle sostanze contenute nei cavoli, mangiandoli anche una sola volta al giorno va più che bene. Lo zenzero, ancora più la curcuma dello zenzero, ha un'azione sicuramente di tipo antineoplastico, però anche quella, se io mangio, mi succede a volte di sentirlo con i pazienti, no? Da quando ho incrementato il consumo dei cavoli io ho sempre la colite. Ecco, questo è un elemento che mi dice che ne sto consumando troppi, perché poi avere la colite non mi fa bene, perché significa, oltre il disagio che ho, significa che anche tutta la funzione digestiva nella sua parte terminale, che è quella assimilativa e quella eliminativa, non avviene secondo quanto è conveniente per l'organismo. Quindi, per rispondere alla signora, direi con una frequenza, ma non è, se lei non li mangia anche tutti i giorni ma li prende 4-5 volte a settimana, va più che bene. Andiamo ai fornelli, è pericoloso cuocere la carne alla brace, dottoressa? Sì, è una delle cotture più rischiose, è una delle cotture più antiche che noi abbiamo, quindi anche questo però dobbiamo considerare, tutto quello che passa nella storia ha un suo significato, però la cottura alla brace può diventare molto rischiosa soprattutto se non si fa attenzione, quindi man mano che scola il grasso e la fiamma prende fuoco, no, quello diventa rischiosissimo perché fa produrre una serie di sostanze tipo gli idrocarburi che sono pericolosissimi per la salute, soprattutto particolarmente per i tumori dell'apparato digerente, soprattutto del colon. Il fritto? Il fritto ha, con questo voglio dire che non è che io non posso usare mai la cottura alla brace, posso utilizzarla poco rispetto a una cottura bollita al vapore o al forno che crea molti meno problemi e facendo una grande attenzione a che la carne non scurisca e non prenda fuoco. La stessa cosa vale per il fritto, la frittura è una modalità di cottura spinta, quindi si creano delle sostanze che sono insomma problematiche per l'organismo, ma anche la frittura è dalla storia dei secoli che noi ce l'abbiamo come modalità di cottura. Noi italiani, soprattutto nel centro-sud, è sempre stata particolarmente presente. Con questo voglio dire che anche qui ci sono delle regole. La frittura va fatta con olio extravergine d'oliva, non va fatta con oli di semi. Diciamo che, insomma, qualcuno dice, ma almeno la frittura con l'olio extravergine d'oliva la trovo pesante. Ho capito, ma con l'olio extravergine d'oliva ha delle sue proprietà, dei suoi costituenti che sono capaci di ridurre proprio l'impatto che queste sostanze che si formano con l'innalzamento di temperatura in modo da sminuirle in qualche modo. Quindi la frittura si può fare molto raramente, facendola bene, quindi in una padella larga, non stretta, utilizzando olio extravergine d'oliva, mai facendolo fumare, mai, perché in quel caso si sviluppano delle sostanze, si sviluppa la groleina che è tossica, che è pericolosissima ed è quella che fa bruciare gli occhi quando uno si avvicina a un fritto e dice mi bruciano gli occhi, quella è acroleina allo stato puro. Poi prenderla una volta ogni tanto con queste accortezze generalmente non crea problemi più di tanto. Gigliola, mi avete segnalato che è arrivata un'altra mail per la dottoressa? Sì, poi stanno arrivando anche tanti messaggi e telefonate che per fare dei complimenti alla dottoressa per la sua
professionalità e anche per come sta spiegando in maniera semplice e molto puntuale e sta dando ottimi consigli. Attualmente, ci scrive Samantha, sto partecipando al programma di terapia integrata e ci tengo a ringraziare la dottoressa De Eugenio per la sua professionalità, la sua pazienza, l'entusiasmo che ci trasmette continuamente. È bellissimo come l'ospedale Bernabeo di Ortona sia diventato un luogo non solo di cura, ma di vera rinascita. Complimenti bello. Alla dottoressa, complimenti a tutti gli specialisti. Grazie Samantha. L'utilizzo dell'alcol aumenta il rischio di tumore sì, al seno? Sì, l'aumento, l'alcol aumenta il rischio di tumore al seno, aumenta il rischio di tanti altri tumori. E poi bere 2 dita di vino non è un problema, non sarà mai un problema. Il Ministero della Salute raccomanda di rimanere in piccoli quantitativi, da 100 a 150 ml, ma non quotidianamente. Qualche volta possiamo trasgredire. Il cioè, problema è che peccato di gola, ce li faccio fare il qualcosa. Problema è che trasgredire sembra essere diventato la regola. Sì. No, io ho detto qualche volta, io sì. Ho detto qualche volta, sì. Sì, allora, la cosa più importante è pensare che l'essere umano non deve essere irregimentato, perché quello non aiuta mai, diventare troppo rigidi, perché questo fa bene e questo fa male, è una cosa terribile, perché non lascia spazio. L'organismo umano è un organismo in continuo adattamento, quindi sì, è possibile ogni tanto trasgredire, però ecco, vedo l'immagine. Ci sono anche gli arrosticini. Sì, 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 l'avevo messa apposta perché c'era, insomma, questa è una cosa che ci raccontiamo ogni tanto. In terra d'Abruzzo non c'è. Il marito di una paziente appunto del centro di medicina integrata, io siccome faccio anche degli incontri divulgativi il sabato, quando insomma un sabato al mese, sì. In cui si parla proprio degli alimenti, dei loro effetti, dei loro poteri, e allora dicevo che era possibile anche mangiare gli arrosticini e questo signore disse sì, ma quanti? Ho detto ma sicuramente non 25, lui invece andava dai 25 in su. Quindi quell'immagine era per dire che quello è uno dei pranzi, come dire, non di Pasqua e Natale, ma della domenica. Ecco, quindi partiamo da una torta rustica, poi gli affettati, poi un pecorino, ma quello di ottima qualità della zona. E qui siamo solo alla parte iniziale, ci rendiamo conto che già abbiamo utilizzato tutti alimenti che l'organizzazione la domenica ce lo concede. E tutti insieme. Dopodiché passiamo al primo, perché siccome abbiamo preso poco. Le fettuccine fatte in casa, che sono un ottimo alimento, meraviglioso che qualcuno ancora le faccia, ma ovviamente con ragù, ma ti pare che lo puoi mangiare solo col sugo di pomodoro? Poi insomma un secondo, la domenica, gli arrosticini, e poi il bicchiere di vino è obbligatorio, e poi un pranzo come si deve non può finire senza una fetta di torta. Ora, non scherziamo, cioè io posso pensare di prendere un piatto di fettuccine al ragù, posso pensare di prendere anche che posso dire una carne, però devo togliere tutto il resto. Cioè possiamo eccedere, ma non possiamo eccedere, come dire, a 360 e gradi. E ce lo fa capire bene quest'altra diapositiva. Cioè, così proprio non va bene. Che ci ha sbarrato anche il pasto della domenica, il pranzo. Il pasto della domenica fatto così. Se noi lo mitighiamo, diventa un pasto sicuramente che può andare fuori schema. Velocemente, perché siamo quasi in chiusura, se volessimo sintetizzare, cosa può ridurre il rischio di tumore al seno, dottoressa? Un'alimentazione accurata, dove non bisogna andare a cercare chissà quali sostanze, ma tornare a un'alimentazione ben fatta, ben strutturata, con alimenti semplici e cucinati possibilmente, il movimento che è fondamentale e buoni pensieri. Buoni pensieri, buoni benessere pensieri. Fisico. Benessere fisico, un benessere spirituale. Sentimentale. Esatto, perché i buoni pensieri alimentano il nostro sistema immunitario, che è la nostra vera capacità di difesa. Questa domanda gliela devo fare perché è un problema che hanno tante donne, la terapia ormonale che tante donne devono fare dopo la chemioterapia, oppure anche senza aver fatto chemio e radioterapia.
Sappiamo tutti che dà molti effetti collaterali. Come ci si regola con la dieta? Ci si regola, dunque, se io posso dare tre consigli sommari, diciamo che la terapia ormonale dà problemi di osteoporosi, problemi di dolori articolari soprattutto, problemi di insonnia e di aumento di peso. Quindi nella gestione dei pasti direi che per prima cosa la sera eviterei la pasta e magari invece ok il riso integrale, ok il farro in chicchi, un cereale in chicchi e vanno bene i legumi. Eviterei il formaggio che la sera poi diventa veramente terribile ma va preso pochissimo, poco in generale ma mai di sera. E soprattutto le cene devono essere delle cene fatte piuttosto presto e con semplici, cioè non devono richiedere una prestazione digestiva troppo elaborata. Che ne so, un piatto di lenticchie, per dire, una minestra di lenticchie, un finocchio cotto, oppure un riso anche con un po' di pesce, un'insalata certo. mista. Questi sono pasti che hanno, che nutrono, danno soddisfazione e comunque tengono più bassi tutti quegli effetti collaterali. In ultimo, come si accede al vostro ambulatorio di medicina integrata, soprattutto come vi si contatta, dottoressa, per chi ne avesse bisogno? Sì, e possono accedere anche persone che non sono appunto dell'ASL di appartenenza di Lanciano Vasto Chieti, ma anche addirittura di altre regioni, purché appunto si faccia un'impegnativa per una visita multidisciplinare e poi si contatti il centro attraverso una mail e la mail è l'indirizzo mail, eccolo qua. Sì, quindi prenotazioni punto medicina integrata @gmail.com. Ce la fate a far fronte a tutte le richieste? No, non ce la facciamo, infatti noi facciamo gruppi più o meno di 4 mesi perché il sta esplodendo già come richieste il centro e questo ci fa piacere da morire. Come dire, il professor Cianchetti quando l'ha voluto, l'ha lanciato, ha fatto qualcosa di straordinario e devo dire che sta prendendo proprio, come dice, certo. si moltiplica come fa la pasta acida il lievito nel pane. No? E quindi facciamo gruppi di 4 mesi in cui seguiamo un certo numero di donne, non tutte seguono certo. tutto, alcune fanno per dire soltanto agopuntura e attività fisica, altre fanno soltanto la terapia nutrizionale e l'attività fisica, comunque un po' ci regoliamo e poi un po' stanno in attesa. Grazie alla dottoressa Anna De Eugenio, grazie per essere stata con noi, per averci dato tantissimi consigli utili, medico nutrizionista ambulatorio di medicina integrata ospedale di Ortona. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, ciao Giliola. Buon proseguimento di serata, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie Giliola Del Mondo, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori. Giovedì prossimo alle 21.30 parleremo dell'impiego della robotica in chirurgia, vantaggi e svantaggi, ci dirà tutto il dottor Massimo Basti, direttore della chirurgia generale ed urgenza dell'ospedale di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.45 alle 20 e parleremo del nostro secondo cervello, che è quello intestinale, parleremo di microbiota, parleremo dei più diffusi disturbi intestinali, sarà con noi il professor Antonio Gasbarrini, esperto specialista del Policlinico Gemelli di Roma. Domenica è anche la festa della mamma in tantissime piazze italiane e anche abruzzesi, trovate l'azalea della ricerca, andate sul sito dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro, trovate le piazze abruzzesi dove comprare l'azalea e dare così un contributo alla ricerca contro il cancro. Vi ricordo anche che questa trasmissione, come centinaia di puntate di Pronto di Medicina Facile, è consultabile, sarà consultabile su YouTube Rete 8 Salute. In chiusura vi ricordo come sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21.30, grazie, buonanotte.